E finalmente ci siamo. Questo è l'ultimo episodio della stagione Basic di tutorial su Logic Pro X. Ho pensato di concludere con una specie di riepilogo, un promemoria di tutte le impostazioni di preference che abbiamo incontrato lungo la stagione e di tutte le scorciatoie di tastiera, i key commands. Se il video funziona e mi confermi che può essere utile, insomma, l'adotterò come format per concludere tutte le prossime stagioni. In realtà non sarà solo un riepilogo, ci sarà anche qualche integrazione, per cui non crederai mica di skippare questo video senza guardarlo e passare direttamente alla stagione successiva. Oggi più che mai è appropriato l'invito a iscriverti a questo canale per ricevere le notifiche e non perderti le prossime entusiasmanti stagioni. Un momento, scusa l'interruzione, è che ho fatto le riprese di questo video qualche giorno fa, dopodiché mi è uscita la nuova versione di Logic e alcune cosette sono cambiate, non troppo, cioè fondamentalmente le preference non si chiamano più preference ma si chiamano settings. Tutto qua, il resto sembra essere tutto uguale, almeno per quanto riguarda quello che dico in questo video. Poi in realtà ho aggiornato anche il sistema operativo Ventura, anche lì è cambiata una piccola cosa, ma poi te lo segnalo sotto al video scritto, te lo scrivo sotto. Buona visione! Ovviamente l'uso di tante scorciatoie rientrano negli standard tipici del macOS. Per esempio il tasto Shift, che in molti casi viene usato per aggiungere selezione a elementi già selezionati. E poi ci sono le freccette, che non sono quelle... ma ovviamente quelle della tastiera, che molto spesso vengono usate per spostarsi tra gli elementi in alto e in basso, o destra o sinistra. Oppure per esempio il tasto Backspace, che serve per eliminare gli elementi selezionati. E poi, vabbè, sicuramente banale e scontato, però diciamo che per ogni, per amor di cronaca, diciamocelo pure, che per ogni voce di menu dove è presente una scorciatoia, questa è indicata nella tendina, eccola. Cominciamo con i key command che riguardano il project. Command N per aprire il project chooser, da cui scegliere come partire, se aprire un nuovo progetto, un template, una demo. E invece con Shift Command N per aprire direttamente un nuovo progetto. Command S per salvare il project. E Shift Command S per salvarlo con un nuovo nome. Shift Command I per importare un file audio in una traccia audio selezionata. Command B per fare il bounce del project o della sezione, corrispondente al pulsantino presente anche nella channel strip stereo out. Command virgola per aprire le preference generali e Option P per aprire le preferenze di progetto. E andiamo avanti con altri comandi di uso generale. Con la barra spazio della tastiera si aziona il play e anche lo stop di conseguenza. Mentre nello step sequencer Option e spazio per mandare in play o in stop una regione di un pattern. Con il tasto minore si attiva e disattiva il catch play head nella finestra in cui abbiamo il focus. Catch
che serve a evitare che la playhead non esca dallo schermo. Invece con Control è sempre il tasto minore per attivare e disattivare lo scrolling play nella finestra in cui abbiamo il focus, che serve per mantenere la playhead sempre al centro durante la riproduzione, al centro dello schermo. Poi col tasto R avviamo la registrazione. Stop. E poi i classici undo e redo, quindi elimino un elemento per poterlo provare. E con Command Z aziono l'undo per riportare l'elemento alla sua posizione di partenza. E Shift Command Z invece redo per tornare indietro nuovamente. Rifaccio Command Z e con Option Command Z apriamo la finestra dell'undo history. Ecco, adesso abbiamo fatto ancora troppe poche operazioni, altrimenti la lista sarebbe stata più lunga. Col tasto K attiviamo il click, il metronomo, mentre con Shift K attiviamo e disattiviamo il count in. E ancora con il tasto Option più click su un controllo, e questo è un altro dei vari standard dell'ambiente Apple, si va a ripristinare il valore di default, per cui per esempio questo slider abbiamo il volume a meno 2 dB, tenendo il tasto Option faccio click e il valore viene ripristinato a quello di default, cioè a 0 dB. Continuiamo con aperture e chiusure di finestre. Con il Control e apostrofo apriamo e chiudiamo il Quick Help. Control Option Command T apriamo e chiudiamo la toolbar. Y per aprire e chiudere la library. I per aprire e chiudere l'inspector. Shift Option R per aprire e chiudere il region inspector in una finestra fluttuante. B per aprire e chiudere gli smart control. X per aprire e chiudere il mixer. E apre e chiude gli editor. D per aprire e chiudere i list editors. Option Command P per aprire e chiudere i notepad. Col tasto O apriamo e chiudiamo il loop browser. E con F i browser. Con G apriamo e chiudiamo le Global Tracks. Con Option L mostriamo e nascondiamo la finestra dei Live Loops. Col Command K apriamo e chiudiamo la Musical Typing, la tastiera musicale che funziona se ci troviamo su una traccia MIDI. Con Command e il tasto 1 apriamo la finestra principale del project, la main windows, quella che vediamo adesso a tutto schermo. Se è già aperta, ne viene aperta un'altra. Ma questa è una funzione comoda se chiudiamo per esempio la main window e il project rimane aperto perché è aperta la finestra di un plugin. Questo ci può lasciare un po' smarriti, ma col command 1 riapriamo la finestra del main window, così ritorniamo ad avere il controllo di tutto il project. Col command e tasto 2 apriamo il mixer, ma in una finestra fluttuante. Se ripetiamo l'apertura di una finestra come abbiamo già visto con la main windows, ne viene aperta una seconda dello stesso tipo. Con Command W chiudiamo la finestra. Chiudendo l'ultima finestra di un project stiamo in realtà chiudendo tutto il project. Command e 3 per aprire gli smart control in una finestra fluttuante. Command 4 per aprire il piano roll editor di una traccia MIDI in una finestra fluttuante. Mentre col Command 5 apriamo lo score editor della stessa traccia. Per le tracce audio con Command 6 apriamo l'audio file editor.
Command 7, apriamo sempre in finestra fluttuante l'event list, col Command E8 apriamo il browser Project Audio in una finestra fluttuante. All'interno dello Step Sequencer, con Option Shift B, apriamo il Pattern Browser, mentre con Option Shift I apriamo e chiudiamo sempre l'inspector dello Step Sequencer. Se abbiamo invece molte finestre aperte e le vogliamo chiudere tutte, teniamo il tasto Option mentre clicchiamo sul pulsante di chiusura di una delle finestre. Ecco, vengono chiuse tutte e ovviamente viene chiesto se vogliamo salvare per chiudere l'ultima finestra del project. Faccio sempre cancel per non riaprire ogni volta il project. Con i soli tasti numerici dall'1 al 9 possiamo memorizzare o richiamare uno screen set. Quindi per esempio 2. Personalizzo la visualizzazione di questa finestra, ritorno al tasto 1, 2, ok. Mentre aggiungendo il control ai tasti dall'1 al 9, memorizziamo ulteriori screen set con una combinazione a due cifre di numero di screen set. Vediamo ora gli spostamenti. Allora, con i tasti virgola e punto spostiamo la playhead di una misura, mentre con shift virgola e shift punto spostiamo la playhead di 8 misure. Col tasto option combinato sempre con virgola e punto ci spostiamo in avanti e indietro tra i marker presenti. Così automaticamente spostiamo anche la selezione di area di cycle corrispondente al marker in cui si trova la playhead, per esempio, ecco. Bass. L'area di cycle si è predisposta in questo marker. Se invece proseguo con al marker successivo, ecco che si è spostata qua. Quindi cliccando sul tasto C accendo questo cycle. Cliccando invece nell'area dei marker tenendo il tasto Option della tastiera, la playhead si sposta nel marker di quell'area. Ecco. All'inizio di quel marcatore praticamente. Col tasto invio mandiamo la playhead invece a inizio brano. Come dicevo all'inizio, con i tasti freccia, le freccette in alto, in basso, sinistra e destra, possiamo spostarci tra vari elementi. Per esempio nella tracks area possiamo spostare la selezione degli elementi, ci spostiamo di traccia o ci spostiamo tra le regioni, quindi in alto, in basso, forse in alto, destra, sinistra. Anche nei browser con contenuti a colonna, come negli Apple Loops per esempio, possiamo spostarci in alto e in basso, o nelle patch della library possiamo spostarci anche a destra o a sinistra. Se abbiamo più finestre aperte, ne apro un po' per provare, possiamo spostare il focus a rotazione tra le varie finestre col tasto Option e W. Questo è molto comodo se abbiamo tante finestre, ne perdiamo il controllo, così possiamo scorrere tra le varie finestre fino a tornare a quella desiderata. Se invece abbiamo aperte diverse aree di lavoro, ecco, per spostare il focus tra queste aree usiamo il tasto Tab oppure Shift Tab per tornare indietro. Ecco, ci spostiamo in senso orario, Shift Tab in senso antiorario. E vediamo quindi le funzioni di zoom, quindi le scorciatoie di tastiera corrispondenti alle varie modalità di zoom. Col tasto Z, semplicemente, se non è selezionata nessuna regione,
tutto il contenuto della main window viene allargato a intera finestra, o viceversa ovviamente. Se invece è selezionata una regione, portiamo a tutto schermo quella regione. O anche più regioni, ovviamente. Con Ctrl+Z viene allargata la traccia selezionata. Quindi ecco. Viene allargata verticalmente. Usando le freccette invece in abbinamento al tasto Command possiamo zoomare in orizzontale, quindi destra, sinistra, basso e in alto. Con il tasto Option e col mouse clicchiamo e trasciniamo disegnando un'area rettangolare, però a partire da una zona vuota della text area, andiamo a fare lo zoom dell'area selezionata. Possiamo proseguire, quindi andiamo a fare ulteriore zoom, zoom. Invece col solo Option e click torniamo indietro nei vari zoom effettuati. Sempre Option, click e trascina, ma su e in giù sulla playhead facciamo degli zoom solo orizzontali sulla testina della playhead, quindi Option e click sulla testina della playhead. Poi con Ctrl Option Command Shift e i tasti 1, 2 o 3 possiamo memorizzare, salvare dei livelli di zoom da richiamare velocemente, a patto di ricordarci questa combinazione di tasti ovviamente, per cui questo livello di zoom lo salvo col tasto 1, poi vado a zoomare diversamente, lo memorizziamo col tasto 2 e col tasto 3 lo zoom su tutto il project. Ecco, quindi con Ctrl Option Command Shift e i tasti 1, 2, 3 ho memorizzato i tre livelli di zoom, mentre con solo Ctrl Option e Command più 1, 2, 3, quindi praticamente senza lo Shift, andiamo a richiamare questi tre livelli di zoom molto rapidamente. Ora andiamo ad agire invece direttamente sui singoli elementi, quindi con nuovamente dei comandi a cui siamo già molto abituati. Ritroviamo il Command C, Command V e Command Z per copiare, incollare o tagliare i singoli elementi. Cliccando e trascinando un elemento, tenendo il tasto Option, duplichiamo gli elementi nella Trex Area, ma anche nella maggior parte degli editor, come anche il Command R per fare una replica degli elementi selezionati. È una scorciatoia che vale sia negli editor che nella Trex Area. Per tagliare invece una regione all'altezza della playhead, Command T. Se invece vogliamo tagliare delle regioni in corrispondenza dell'area di Cycle, anche con Cycle spento, eventualmente uguale, lo facciamo con i tasti Ctrl Command T. Come sempre faccio Command Z per tornare indietro a tutte le operazioni. Vediamo la scorciatoia Command J, molto utile per unire due o più regioni selezionate, ma vale anche su più tracce. Anche in questo caso questi comandi valgono anche nei vari editor, nella maggior parte degli editor. Se l'unione di più file audio comporta la creazione di un nuovo file audio, viene chiesto eventualmente di creare il file dato dalla combinazione di queste due regioni. Se volessimo unire invece regioni di tipo differente, o al di là della creazione del nuovo file, verrà fatto il mixdown per ogni tipologia di regione, quindi qua vediamo quelle MIDI e qua quelle audio.
Command J, però non funziona con le regioni di tipo pattern. Se usiamo invece il tasto J senza il command, selezioniamo più regioni e solo J, le regioni verranno unite ma traccia per traccia, quindi non verticalmente ma solo orizzontalmente. Anche questa funzione non agisce sui pattern. Command F invece per attivare Flex. Arriviamo così alle scorciatoie relative ai tools. Sappiamo che il tools attivo è quello corrente nella tendina di sinistra. Se invece premiamo il tasto Command, passiamo al tool della tendina attivo della tendina di destra. Quindi sinistra, destra, sinistra. Col tasto Backslash apriamo la finestra dei tool in forma fluttuante per cambiare così il tool cliccando di conseguenza con il mouse. Anche in questo caso vediamo delle scorciatoie qui presenti sulla finestra di destra, quindi adesso ho schiacciato backslash, se schiaccio per esempio P passo al pencil tool e ancora se premo nuovamente il tasto backslash ritorno al pointer tool. Pigiando invece ESC la finestra si chiude senza nessuna modifica. Tenendo premuto invece il tasto command andiamo a scegliere il tool per il menu di destra. Ecco che è cambiato in Erase, riportiamolo al Marquee Tool, quindi Command e Marquee Tool oppure R. Un'altra utilissima scorciatoia applicata a un singolo tool, per esempio vediamo quello dello Scissor Tool. Se io qui vado ad azionare lo Scissor Tool, clic, mi taglia ovviamente questa regione in due parti nel punto in cui ho cliccato. Se invece lo faccio tenendo premuto il tasto Option, la regione viene tagliata in parti uguali rispetto alla prima parte su cui ho fatto il taglio. Passiamo adesso a vedere dei comandi specifici, soprattutto della Trex Area, per cui abbiamo già intravisto il Key Command C per attivare o disattivare la Cycle Area. Se abbiamo delle regioni selezionate con Command U possiamo attivare il Cycle esattamente per quest'area corrispondente alle regioni selezionate. Anche questo vale altrettanto in un editor, se ho delle note selezionate, Command U, viene impostata l'area di cycle corrispondente alle note selezionate. Col tasto A vengono mostrate e nascoste le automazioni, questo anche negli editor. Con Option Command N creo una nuova traccia, si apre ovviamente il pannello per la scelta della tipologia di traccia. La traccia viene creata nella traccia successiva a quella che era selezionata. Con Option Command e A invece viene creata direttamente una nuova traccia audio, mentre con Option Command S viene creata una nuova traccia Instruments. Con Command D viene creata una nuova traccia duplicando i settaggi della traccia selezionata, quindi ecco una nuova traccia audio esattamente come la precedente ma senza regioni. Ovviamente vale per tutti i tipi di tracce. Con la scorciatoia Shift Command M viene mostrata nella Trex Area la traccia Stereo Out e allo stesso modo la nascondiamo. Con il tasto S da solo mettiamo in solo la traccia selezionata. Con M la mettiamo in Mute. Con invece Ctrl S mettiamo in solo la sola regione selezionata, non la traccia. E allo stesso modo con Ctrl M mettiamo in mute la regione selezionata. La finestra con la lista completa di tutti i Key Command la troviamo nel menu Logic Pro, Key Command Edit. E manco a dirlo, anche questo ha una scorciatoia di tastiera. Option K. Come puoi vedere qui non c'è un semplice elenco ma c'è una gestione
piuttosto complessa di tutta la questione, perché le scorciatoie di tastiera sono tantissime e sono anche personalizzabili. Ma per ora ci basti sapere che puoi cercare Key Command scorrendo l'infinita lista, o molto più comodamente digitando nel campo di search. Per esempio scrivo play, ecco che ci sono tutte le combinazioni di tasti che riguardano in qualche modo il play. Se invece proseguo scrivendo per esempio region, si restringe il campo delle opzioni, perché qua parliamo solo di play region. L'editor di Key Command merita un approfondimento specifico. Mi devo ricordare di fare un video apposito. Ricordati che devi morire! Me lo segno proprio, non vi preoccupate. E intanto tutti i Key Command che ti ho mostrato in questo episodio li troverai nella descrizione qui in basso, oppure o direttamente o ti metterò poi vedo un link a una pagina in cui trovarli o da cui scaricarli. Comunque te li scrivo sotto nella descrizione del video. Passiamo ora a ripercorrere le voci delle preference che abbiamo toccato in questa prima stagione della serie. Intanto ne approfitto per specificare che di preference ce ne sono due. Li hai intraviste in questo episodio, ma forse non te l'avevo ancora detto, non era mai capitato prima, ma non è mai troppo tardi. Ci sono le preference generali che riguardano tutta l'applicazione, cioè il modo di lavorare di Logic in ogni situazione, e quella del singolo progetto, che quindi vengono portate dietro dal project e possono cambiare tra un progetto e l'altro. Ed ecco che, come abbiamo visto poco fa con i Key Command, Command virgola, apriamo le preference generali, che come puoi vedere sono tantissime, per questo è importante fare dei ripassi, insomma memorizzarle bene, perché ecco ci sono tanti tab di primo livello a cui seguono una serie di tab di secondo livello, possono seguire una serie di tab di secondo livello, ce ne possono essere ancora, poi i vari pulsanti, tendine di scelta. E abbiamo visto che con Option P apriamo le preference di progetto, e qui vediamo per esempio, ecco, del progetto fanno parte le impostazioni relative al sample rate. Cosa abbiamo visto di queste preference nell'arco di tutta la stagione? Abbiamo visto nelle preference generali Advanced, le abbiamo trovate nel secondo episodio di questa stagione. Ti consigliavo di attivare subito le opzioni avanzate per non trovarti a lavorare con un quasi GarageBand, ma in quel periodo la versione corrente di Logic Pro era la 10.6 e queste opzioni erano un po' diverse. E infatti poi nell'episodio 24 ho aggiornato questa informazione, è attualmente ancora valida, e cioè che troverai nelle preference generali, sezione Advanced, un'unica opzione da attivare, che è quella delle Complete Features. Andiamo invece nella sezione generale, e qui sempre nel secondo episodio parlando dell'interfaccia, avevo accennato alle differenze che ci possono essere in apertura di Logic in base alle impostazioni delle preference. Quindi diamogli un'occhiata. Siamo già in Project Handling, qui c'è la tendina Startup Action, qui troviamo varie opzioni per scegliere cosa farà Logic in apertura, quindi niente, oppure potrà aprire l'ultimo progetto aperto, o anche potrà aprire un progetto esistente, in questo caso si aprirà la finestra di Open, potrà aprire la finestra in cui scegliere tra i template da cui partire per creare un nuovo project, si aprirà quindi il Choose Project, potrà creare un nuovo project vuoto, creare un nuovo project usando il template di default, oppure quando apriamo Logic potrà apparire una finestra di richiesta con più o meno queste opzioni che abbiamo visto adesso, tra cui scegliere di volta in volta. Qui poi a seguire troviamo due pulsanti, il primo per scegliere se chiudere, cosa fare in caso di apertura di un nuovo project, oppure chiudere quello precedente, e per gli export MIDI se salvare una singola regione nel formato 0.
In futuro avremo sicuramente modo di parlare dello standard MIDI, ma ti dico intanto che il formato 0 è il formato più comune, quello più comunemente usato ed è il più compatibile tra i vari programmi, quindi per il momento va bene che rimanga così questa opzione. Continuiamo con l'auto backup. Da questa tendina si può scegliere se non viene effettuato nessun backup o il numero di backup da mantenere, una versione, tre versioni, esagerando. Ovviamente si va a prendere molto spazio dal disco, quindi di default vengono proposte le ultime tre versioni, che mediamente sono sufficienti per ripristinare una versione in caso di errore di salvataggio, di perdita di qualche informazione. E per finire, qui abbiamo la scelta di quanti documenti mantenere nella tendina degli ultimi file aperti, per che possiamo scegliere fra questi numeri oppure non avere nessun elemento in questa tendina, oppure prendere l'informazione dal system default, che è quella che corrisponde già impostata nelle preferenze di sistema nella sezione generali elementi recenti. Passiamo ora nel tab di editing. Nell'episodio 19 avevo parlato di undo e redo e del numero di passi che vengono memorizzati. Queste impostazioni le trovi sempre nelle preferenze generali, in questa sezione general nel tab di editing, ed è il number of undo steps. Qui trovi e puoi cambiare il numero dei passi tra cui poter indietreggiare con l'undo. Ecco, 200 è il massimo, però possiamo ridurre questi passi. Qui trovi anche le impostazioni relative alla funzione assegnata al tasto destro del mouse. Di questo ne abbiamo parlato nell'episodio 25, parlando dei tools. Da questa tendina possiamo scegliere se attivare una terza tendina di tools corrispondente al tasto destro del mouse con la funzione questa is enable to end tool, oppure col tasto destro si può aprire un tool menu o il menu degli shortcuts, oppure si possono aprire insieme sia il menu dei tool che quello dei shortcut. Ecco, quindi adesso di default qui troviamo selezionato l'open shortcut menu, quindi col tasto destro si apre il menu di scelta rapida. Se invece selezioniamo i tool, viene aperta la tendina dei tool, o anche entrambi, i tool in alto e il menu di scelta rapida in basso. Io riporto al valore di default. E ancora qui altri due settaggi che possono essere molto comodi, perché ci permettono di cambiare la funzione del puntatore del mouse senza fare nessuna ulteriore scelta quando si lavora. Quindi abbiamo il fade tool click zone. Col fade tool click zone possiamo abilitare l'opzione che ci permette di posizionare il puntatore sopra i bordi in alto a sinistra o in alto a destra di una regione audio, attivando in quell'area lì, in quella zona, il fade tool. Comunque il loop pointer rimane accessibile nella parte centrale della regione. E poi abbiamo il marquee tool click zone, che quando viene abilitato, posizionando il puntatore nella metà inferiore di una regione, si attiva il marquee tool, quindi senza andarlo a scegliere dal menu dei tool, ad eccezione delle zone corrispondenti all'angolo in basso a destra o a sinistra, in cui rimane attivo il resize pointer per allungare o accorciare le regioni. Quindi a secondo dell'area della regione in cui ci posizioniamo si attivano questi altri due tool, il fade tool e il marquee tool, senza fare ulteriori scelte. Già che ci siamo, queste due opzioni le lascio abilitate, così allineo diciamo questo profilo che uso per i tutorial al mio profilo di produzione. Ah, vediamo anche nel tab Catch, che è sempre nell'episodio 24 in cui ho parlato del Catch Play Head, cioè dell'impostazione che ci permette durante la riproduzione di non perdere di vista la Play Head, che non esca fuori dallo schermo, di averla sempre all'interno dello schermo, la zona del project che si sta ascoltando, quella in riproduzione, senza dover rincorrerla nel suo avanzare nel tempo. Qui trovi l'impostazione di default, che però può essere cambiata dall'apposito pulsante
pulsante che si trova in tutte quelle aree o finestre in cui è attivo il Catch Play Head. Quindi di default Catch Play Head viene attivato quando si fa partire la riproduzione, quando si clicca su play, o anche quando si sposta la play head. Non mi resta quindi a questo punto che ringraziarti per essere arrivato fin qua. Ti aspetto quindi per la prossima stagione su Logic Pro X, oppure nelle altre serie che sto facendo partire in parallelo man mano. Si va verso l'infinito e oltre. Verso l'infinito e oltre! Dai, è forte!